formazione, ti dico la verità, non l'ho ancora deciso. Probabile che giochi, penso di sì. Nell'Ezzara o centrale così lungo? Non lo so perché ho ancora dei dubbi, no, veramente adesso a parte non è che non lo voglio dire, ho tenuto, neanche i ragazzi la sanno, li voglio tutti concentrati, ho provato diverse soluzioni, ho provato con Palermo davanti alla difesa, con Palermo in mezzala, quindi tutte soluzioni che abbiamo provato, però veramente deciderò domattina, in base un po' alle sensazioni che avrò, l'allenamento, i ragazzi sono allenati bene e voglio che comunque siano tutti pronti perché abbiamo bisogno di tutti e perché la nostra forza è sempre stata il gruppo e quindi dobbiamo continuare su questa strada. Maestrello si è inventato la maglia? Maestrello in dubbio anche lui, non abbiamo purtroppo Broso domani perché ha avuto un risentimento all'adduttore, quindi sono tre attaccanti per due posti, oppure potrei giocare anche con un attaccante basta e un centrocampista in più. Sono due soluzioni che abbiamo provato, che però... Cioè, solo sarebbe quindi un secondo posto per... si chiama... Costantini. Anche lui è... Lo considero attaccante? No, lo considero sicuramente più attaccante, più offensivo che centrocampista, di sicuro. Sono quattro. Gli attaccanti sì, sono quattro, colui che può anche fare l'esterno o eventualmente... un ruolo di centrocampo, come dici tu, magari non proprio da punta fissa, ma da uno dietro una punta, quindi sono due soluzioni che possiamo adottare. Invece per la retroguardia c'è Irardi che non... Irardi infortunato e per la retroguardia siamo rimasti con quattro giocatori per tre posti, praticamente, perché sono Venturini, Leli, Capitanio e Ronchi, che sono i quattro difensori. Rossi è più un esterno, oppure un quarto di sinistra, però in questo momento, visto che giochiamo a tre, va a fare il quinto. In evenienza può fare anche il terzo, eventualmente. Il discorso dei 3-5, i 3 in fase di possesso palla siamo a 3, in fase di non possesso siamo a 5. Dopo è chiaro che magari come atteggiamento abbiamo più una fase d'attesa bassa, quindi sembra che siamo a 5, però poi quando abbiamo la palla è chiaro che qui gli esterni ci dobbiamo alzare, quindi diventiamo a 3. Però un po' come fanno tutti alla fine. De Sena è tornato dalla squalifica, sta bene, per fortuna, perché ripeto abbiamo... che è indisponibile, quindi stanno tutti bene perché onestamente Maestrello ha un ottimo periodo, ha fatto anche gol, Marzeglia comunque è un giocatore di peso che ci può dare una mano e fare parto e De Sena ha caratteristiche che per noi sono importanti nelle ripartenze e anche come goleador perché alla fine ha fatto 5 gol, quindi è un discreto bottino. Albino Leffe quasi sempre con un 3-5-2 che può diventare anche un 3-4-1-2. Nell'ultima partita ha giocato in quella maniera, ha alzato un centrocampista dietro le punte, però anche loro quasi sempre esclusivamente con una difesa 3, quindi può variare un po' l'assetto del centrocampo, ma in linea di massima è una partita in cui ci troveremo quasi a specchio noi e loro. Loro sono attraverso un buon momento, comunque a parte la sosta, eccetera. Nel giorno di ritorno hanno vinto solo una partita, non vincono, cioè, a parte quelle che altre non vincono, è una cosa un po' che mi preoccupa, ti dico la verità, nel senso che comunque diciamo che è una squadra, un'ottima squadra, che è partita con ambizioni importanti, perché l'anno scorso sono arrivati i quarti nei playoff della categoria, quindi sicuramente ha fatto un grande campionato, quest'anno hanno rinforzato ulteriormente la squadra e sono in un attimo a livello di risultati di difficoltà, però credo che sia una squadra viva, io l'ho vista nelle ultime partite, mi sembra una squadra che stia anche abbastanza bene fisicamente, ostica da affrontare, l'abbiamo vista anche qua l'andata, pericolosa e mi fa paura magari la loro fame di vittoria perché è un po' che non riescono a vincere, quindi sicuramente avranno un atteggiamento, vorranno cercare di ottenere la vittoria a tutti i costi, anche perché arriviamo noi che siamo basso e quindi è normale che le squadre ti affrontino con la voglia di
vincere a tutti i costi. Speriamo che sia un vantaggio a favore nostro. A posteriori la sosta ti ha aiutato, la sosta forzata ti ha aiutato o ti ha analizzato? Magari a priori si poteva ragionare un certo modo, a posteriori. Ma ti dico la verità, no, cioè onestamente all'inizio pensavo potesse essere un vantaggio perché potevamo recuperare qualche giocatore, in effetti Papa l'abbiamo recuperato, è rientrato con lui, però abbiamo perso Broso e sinceramente in questo momento stare fermo una domenica non mi ha fatto molto piacere perché comunque venivamo da una vittoria, quindi dall'entusiasmo, e sicuramente ci siamo allenati bene, però sai, passano 15 giorni tra una partita e l'altra e voglio che la squadra abbia la stessa attenzione, la stessa cattiveria che ha avuto col Pordenone, quindi abbiamo lavorato su quello e spero che i ragazzi da quel punto di vista lì non tradiscano, sono convinto che ce la metteranno tutto. Ma però so un piccolo risentimento all'adduttore che aveva già avuto, sì, che l'aveva già avuto e quindi purtroppo è il discorso anche dei campi, perché essendoci la neve siamo andati anche sul campo sintetico e questo sicuramente è un vantaggio perché ci siamo potuti allenare, però può creare qualche scompenso dal punto di vista fisico, perché non essendo abituati ad allenarci su un campo duro, chiaramente cioè, vengono sollecitati dei muscoli che di solito non vengono sollecitati, quindi da quel punto di vista lì non ha aiutato, però è stato indispensabile per poterci allenare. Ma vabbè, sta bene, chiaramente non ha magari l'ultima partita, non ha 90 minuti nelle gambe assolutamente, però chiaramente a livello tecnico è un giocatore per noi importantissimo e anche in questi allenamenti ha dimostrato che comunque quando c'è si sente, quindi sicuramente è soluzione più da parte del corso, un ottimo rientro. Sono indeciso, dico la verità, mi verrebbe voglia di farlo giocare dall'inizio per le qualità che ha, allo stesso tempo so che ha un'autonomia limitata, quindi sicuramente i 90 minuti non ci penso neanche, vediamo un po', ripeto, o dall'inizio o in partita in corso, comunque sicuramente anche per fargli ritrovare un po' la condizione qualcosa giocherà.